Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore capo della diretta Simone 1947, Marco Andreazza, qui alla mia destra. Buongiorno Marco, benvenuto a Livorno. Insieme a noi il presidente Roberto Consigli, al quale do la parola per una breve introduzione. Poi chiaramente la prima domanda a Marco la faccio per rompere il ghiaccio e poi la palla passa a voi. Prego presidente. Allora sì, buongiorno a tutti in questa bellissima giornata di sole. Noi andiamo a presentare Marco, siamo veramente tanto contenti di averlo qui con noi e ci auguriamo che questo sole illumini la strada per la nostra squadra, per la nostra società e che sia un augurio per Marco, anche se sappiamo che i risultati si ottengono poi col lavoro, non certo con la fortuna, e sicuramente uno dei motivi per cui Marco è qua, perché noi abbiamo puntato su un fuoriclasse, su un grande lavoratore, un allenatore esperto, ma anche con la passione e le motivazioni giuste per poter far bene qua. Quindi davvero sono contento perché questa era la nostra prima scelta in questo frangente, in questa situazione, non abbiamo avuto nessun tipo di dubbio al riguardo, per cui chiedo di fare un applauso per dare il benvenuto a Marco. Sì, buongiorno Marco, c'è tanto lavoro da fare, arrivi in una settimana un pochino complicata per la libertà, se no non ti spaventa questa situazione che trovi, di depressione soprattutto dell'ambiente dopo quello che è successo qui? Tutto buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza, siete numerosissimi, c'è già questo motivo di orgoglio e di emozione, siete qua in una piazza storica come Livorno come città del basket. Sì, arrivo in una situazione un po' delicata, perché prima di tutto quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre dispiacere per chi ti ha preceduto, perché fa parte purtroppo del nostro lavoro. Io venivo da 4 mesi a casa per una scelta personale, ma per chi è abituato come noi a stare in campo, cioè, mi mancava veramente l'aria. Sono andato a vedere degli allenamenti, sono andato a Verona a vedere gli allenamenti del medico Alessandro Ramagli, sono andato a vedere degli allenamenti anche di squadre di Serie B, e questa occasione qui che mi si è presentata l'ho colta al volo per tutto quello che ha detto il Presidente 2 secondi fa. Arrivo in una situazione particolare perché si gioca subito, però è anche importante questo, perché così avrò modo subito di vedere magari poco in palestra, perché in questi 2 giorni è più un recupero di energie psicofisiche, poi il vero lavoro comincerà da martedì della settimana prossima. Però c'è una partita domenica ad Alba che vogliamo andare a vincere, vogliamo andare a giocare col piglio giusto, per cui una cosa alla volta, il lavoro sicuramente non mancherà, però vengo da una famiglia di sportivi di alto livello che mi hanno insegnato anche determinati valori, e sicuramente cercherò di portare educazione, umiltà e disponibilità, che secondo me sono 3 valori che ti possono accompagnare sempre. Quindi sono stato accolto molto bene, devo dire, non avevo dubbi, perché alcune persone le conoscevo già direttamente, e quindi sono, come ho detto anche prima a un collega, ho fatto un'intervista prima, contento, emozionato e fiducioso. Grazie. Partiamo con le domande, Simona Poggianti di Panivorno. Sì, tanto ben arrivato a Livorno, un futuro da costruire, però sicuramente un futuro dove bisogna guardare anche a quelli che sono stati gli errori del passato. Tu hai seguito, ma dove pensi sia il punto chiave, no, dal quale ripartire, magari iniziare la strada? Guarda, l'ho detto ieri alla squadra nel breve intervento che ho fatto durante l'allenamento di faticamento di ieri, che non è che arriva Harry Potter da Montebelluna e fa così con le dita e risolviamo tutti i problemi, ma è anche vero che questi mesi di lavoro hanno
dato anche delle cose positive che magari in questo momento per una serie di fattori si vedono poco o non si vedono. Quindi io quello che vedo la squadra è che non è che loro si laveranno addosso tutto quello che hanno vissuto insieme di positivo e di negativo, che è quello che fa il vissuto di una squadra, e quindi mi aspetto che loro, come hai detto te, possano mettere in campo già la domenica la cattiveria per magari risollevare una situazione che gli dà fuochi e soddisfazioni in questo momento. E poi pian pianino cercherò anche di conoscerli, perché un conto è giocarci da avversario, un conto è poi allenarli durante la settimana, vedere le situazioni, come risponde uno sotto stress, come risponde uno nella fatica, perché poi c'è chi, che siamo nella zona di comfort, stiamo bene tutti, no? Quando ci sono delle piccole difficoltà è lì che si vede veramente il salto di qualità, quindi adesso ho bisogno di conoscerli. Ieri è stata una giornata particolare perché io ho parlato quasi esclusivamente con lo staff, mentre con i giocatori ho parlato in campo. Tra oggi e domani in trasferta, e poi da lunedì parlerò con loro per capire, per cercare di mettermi anche a loro disposizione. Quindi è un percorso che ci deve portare giorno dopo giorno a crescere insieme. Ok, le domande Andrea Masini. Ciao Marco, noi ci siamo conosciuti in occasione delle finali l'anno scorso e innanzitutto ben venuto. Ti trovi anche una squadra con un infortunio fresco come quello di Marco Ammannato, che diciamo era il top player di questa squadra, e quindi la domanda è anche un po' per il presidente, se pensate di intervenire poi sul mercato. E qual è la reale condizione di Luca Toniato, che l'ultima partita l'ha giocata l'8 dicembre? Allora, io dopo ti faccio come Acciuga che parla del contrario. Allora, Toniato dalle informazioni che ho sta recuperando, penso che si aggregherà con la squadra da martedì, per poi speriamo di prendere un percorso che lo porti a fare una parte finale di stagione importante, perché Prata sia un giocatore fondamentale per il nostro gruppo e per cui lo vogliamo sano e performante. Per quanto riguarda il discorso di Marco Ammannato, che è stato un mio giocatore nella notte di tempi o meno, quindi con cui ho un rapporto personale, in questo momento non è un mio giocatore dal punto di vista fisico, perché è infortunato e quindi aspetto che lui compia il suo percorso di rieducazione, però lo voglio mentalmente dentro il gruppo, perché è importante anche la sua esperienza per dare dei consigli, anche se non in campo, ma per noi è un altro giocatore importante anche a livello umano e personale. Per quanto riguarda il discorso di mercato, allora noi siamo pronti a fare quello che serve, fermo restando che riteniamo di avere un gruppo molto importante e che al di là del singolo che può venire a mancare, la forza di questo gruppo sia proprio il gruppo dei giocatori. Quindi la valutazione corretta è quella che deve scendere dal progetto tecnico, quindi il mister con tutto lo staff faranno le valutazioni, a cui poi seguirà da parte della società quello che serve. Però sinceramente io punto molto su questi ragazzi che tra virgolette comprensibilmente hanno subito le critiche per la partita andata male di giovedì, ma io desidero difenderli e dire che questi ragazzi sono stati scelti uno per uno da me, dal consiglio dell'amministrazione della Libertas, da questa società, e noi crediamo tantissimo in ognuno di loro, anche se hanno fatto male giovedì, e sono sicuro che è una battaglia andata male, anche molto male, però c'è una guerra da combattere e l'arrivo è al vigore. Ci sono 4-5 mesi di pallacanestro e sono sicuro che tutti daranno il loro contributo, incluso Luca Toniato, che non solo è rientro ma è un grande guerriero, e quindi quando andrà in campo secondo me porterà la palla, non il fioretto. Sono sicuro che darà un grande contributo per il resto della stagione. Grazie. Buongiorno. Dal punto di vista tattico, lei credo che abbia visto forse tutte le partite della Libertas, sono molte,
che diventa se si immagina, come si immagina di trasformarla o di correggerla là dove ci devono essere delle correzioni. Nella prima del progetto che era nata in estate e poi diciamo poi non si è mai verificato, era una Libertas che partiva sempre con due lunghi, poi è successo forse una volta per motivi di infortuni, adesso c'è un motivo di infortunio per cui i lunghi, forse c'è solo un giro oltre al giovane Camociafe. Cosa si immagina, come l'ha dipinta, l'ha disegnata nella testa la Libertas di Andreazza? Allora, oggettivamente devo fare conti con quello che è il roster a mia disposizione adesso, per cui, come ha detto il Presidente prima, il discorso mercato è un'altra cosa, adesso il discorso Toniato è un'altra cosa, adesso ci sono questi giocatori. Prima di tutto, per come è il mio modo di intendere da pallacanestro, devo cercare prima possibile di dare le mie regole difensive, perché storicamente le mie squadre sono sempre state squadre che hanno guardato prima la fase difensiva, l'organizzazione difensiva, perché è quella che ti dà solidità, ti dà compattezza e ti permette di andare in attacco un pochino più a cuor leggero, perché quando sai che dietro hai fatto il tuo, che dietro sei performante, che dietro hai regole, che poi le partite non finiscono 0-0 ovviamente, no? Però quando tu sai che la partita l'hai preparata bene e che dietro sai cosa devi fare, in attacco vai un pochino più tranquillo. È ovvio che fatto lunghi adesso è un pochino più sguarnito a livello tattico. Il giocatore in queste settimane fondamentali sarà Andrea Casella, che è quello che può fare da raccordo tra gli esterni e i quattro, anche se lui è un giocatore più perimetrale, quindi oggi dobbiamo un po' adattarci a quello che abbiamo. Sicuramente se riusciremo a breve a essere importanti dal punto di vista difensivo, poi in attacco un modo per farli giocare lo troveremo anche. Questo è a me personalmente piace molto appoggiare la palla dentro, che sia i lunghi che sia gli esterni, come modo di giocare che mi hai chiesto, quindi in difesa e in attacco, in coinvolgimento però partendo anche dalla palla dentro. Questo potremmo farlo sicuramente, perché sono tutti giocatori in grado di andare lì a giocare, però mi collego sempre alla prima domanda, ho bisogno di vederli, perché tra ieri e oggi faremo tutto contro zero, perché abbiamo bisogno di preservare quelle energie che abbiamo per andare domenica a giocare. Poi da martedì, però sicuramente il primo occhio sarà dal punto di vista difensivo. Altre domande? Sì, allora, testato. Marco Materassi, sono responsabile delle pagine sportive di Regionale Online, Gazzetta di Lucca, Massa Caldara e Dere, però essendo di Livorno, oggi un pezzettino e questo precedentemente me lo faccio anche se in Lucca non è interessato. Buongiorno, piacere. Buongiorno, anzi, è un piacere per il mio mister. Allora, partendo dal discorso che hai fatto di Allegri, quindi Cortomuso, quindi voi qualche partita di già di Cortomuso, ecco, mancano 13 partite alla fine del campionato. Qual è il compito preciso di un allenatore che deve una squadra che chiaramente in estate è diventata, aveva un obiettivo minimo di playoff e con tranquillità, però si trova a rincorrere, avendo mezzi a disposizione, potenziale, però una situazione di classifica che non è quella attesa. Ecco, come ci si rapporta con un gruppo che pensava di andare sempre un'altra a 3 stelle, una volta mai in trattoria? Grazie. Una domanda interessante alla quale rispondo da uomo di sport. Penso che anche lei, se segue tre testate giornalistiche, qualcosa abbia anche con gli altri sport, no? da vedere, esatto. E allora non è che è sempre la strada più dritta, uno le pensa le cose pensando di festeggiare a fine anno una promozione, di festeggiare, c'è l'obiettivo massimo di festeggiare. Spesso ci sono le tortuosità che derivano dal fatto che lo sport non è una scienza esatta, che ci sono gli incidenti di percorso, ci sono le negatività che questa squadra purtroppo ha avuto, perché è Covid, infortuni, senza che sto a ripetere, perché poi quando continui a ripetere cose negative poi ti entrano in testa e fai fatica a togliere. In questo momento io poi, mi dispiace per qualcuno, però sono anche in Ventino tra l'altro, quindi il discorso di Allegri l'ho anche seguito tanto a inizio anno, perché mi piace vedere e sono appassionato. Cioè, parlare adesso di obiettivi
è anche fuorviante, perché è una squadra che non è valutabile oggettivamente, cioè da di fuori. Da dentro noi sappiamo quali possono essere fatte le problematiche, le cose su cui intervenire e quant'altro. Però parlare di obiettivi adesso, secondo me è fuorviante. Cioè noi dobbiamo buttare fuori oltre l'ostacolo, ogni giorno allenarci meglio, cercare di avere disponibilità per capire quelle che sono le mie richieste, perché adesso il condottiero sono io e quindi tutti poi vediamo la pallacanestro diversa, perché è bello lavorare, come mio babbo diceva, che in Italia siamo 56 milioni di commissari tecnici, quindi ti puoi immaginare, anzi quelli che capiscono meno di solito sono quelli che allenano, no? E invece chi è fuori tranquillo sono quelli bravi. E quindi io so che la disponibilità del gruppo c'è, perché ho referenze ottime, molti li conosco personalmente, e il gruppo è pronto a battersi. Quello che riusciremo a fare è, Presidente, prima ha detto l'arrivo al Tirorelli, e dico testa bassa per andare, e quando arriveremo alla fine alzeremo la testa e vediamo dove siamo lavorati, dove siamo arrivati col lavoro. Se riusciamo a toglierci delle soddisfazioni intermedie per aumentare l'autostima, è il rimedio, perché non ho mai visto una squadra contenta quando perde, o una squadra con autostima quando perde. L'autostima la trovi quando vinci e quando hai le soddisfazioni per gioire tutti insieme. Grazie. Ancora Andrea Masini, ti dà. Marco, hai allenato in provincia di Livorno, a Torino, dove sei rimasto nei cuori di tante persone. Hai fatto riferimento che sei amicoriale Ramalli e tra l'altro sei stato anche l'assistente di Andrato, se non mi sbaglio. Quindi se lui ti ha mandato un messaggio, poi Livorno era nel tuo destino, probabilmente c'erano dei segnali che ti dovevano portare. Allora, parto appunto da una persona che non ho ancora nominato, che è Walter Della Paella, che è stato quello che poi mi ha fatto conoscere tutto, perché io con Walter ho una cosa di amicizia con lui e con la sua famiglia, anche se poi le esigenze lavorative ti portano ad andare in posti diversi, ma c'è affetto prima di tutto, la stima non occorre neanche che la dica per quello che lui ha fatto nella sua carriera, e cosa è stato un po' Walter che mi ha fatto conoscere tutti i personaggi che ho conosciuto del basket di Livornese, quindi da Alessandro Ramalli, che poi l'ho conosciuto tramite Walter, dovevo andare a fare l'assistente tanto tempo fa ad Alessandro, che, insomma tutta una serie di cose. Livorno è una piazza di pallacanestro e quindi ci sono tanti bravissimi allenatori. Uno di questi è Andrea da Prato, col quale io ho un ottimo rapporto. Andrea non l'ho ancora sentito, però sicuramente in questi giorni ci sentiremo. E sul discorso di Piombino, io a Piombino mi sono trovato molto bene. È ovvio che quando tu vai in un posto come poteva essere Piombino, quando sono arrivato io, che aveva bisogno di essere rilanciato, veniva una stagione negativa, con i play-out sfiorati all'ultimo momento, un ambiente un po' depresso, ho provato anche un po' di entusiasmo, e quando vince è più facile, no? È così, però questa è una zona molto bella secondo me per viverci e per lavorare, perché ci sono strutture, c'è la passione e i tifosi, poi se vinciamo qualche partita meglio. Ciao. Posso tutti? Buongiorno, intanto ben arrivato. Le domande all'allenatore non lo so perché sono state non esaudite tutte quante. Mi aspettavo sinceramente una sorta di autocritica della società per questi primi 6 mesi della stagione. Marco poteva essere forse l'allenatore della Liberta se già alla fine della scorsa stagione si era visto avere qualche partita, quando poi è stato mandato via Verelli, si scelse di puntare su Fantozzi, ovviamente amatissimo da tutta la piazza. Dal punto di vista tecnico probabilmente non ha dato quanto si sperava, capire però dove stavano gli errori anche della società, se si sentiva di valutare questa situazione e se oggettivamente poteva essere fatta un'altra scelta, o meglio l'esonero accettato che si dovesse cambiare qualcosa per dare una svolta a questa stagione, se poteva arrivare nel primo, cioè prima della pausa, e dare prima della pausa invernale, dare quindi anche la possibilità all'allenatore di lavorare con più tempo con la situazione. Mandarlo via dopo subito 12 ore dopo il derby, credo, magari lo spiegate voi.
tirare qualcosa, però è anche vero che Fantozzi rappresentava una bandiera e l'esonero dopo 12 ore può essere interpretato anche come non una mancanza di rispetto, ma insomma una situazione non, oggettivamente non bellissima. Vabbè, allora innanzitutto desidero ringraziare Alessandro per il lavoro che ha fatto per il Veritas. Alessandro è dei nostri cuori e ci sarà sempre, e questa è la sua casa e sarà sempre la sua casa. Per me è stato difficilissimo, così come per tutta la società, per tutti i soci, prendere questa decisione, perché ho letto anche tante cose che, devo dire la verità, non mi sono piaciute. Ho letto anche che qualcuno l'ha dipinto come un grande campione, come un giocatore, non altrettanto come tecnico, ecco, non sono d'accordo. Alessandro Fantozzi è un grandissimo allenatore. E quindi questa decisione è una decisione che è stata estremamente sofferta, però la voglio descrivere così, perché quello che ci lega ad Alessandro è amore, ma amore vero, perché noi, sapete la genesi di questa società, noi nasciamo prima come tifosi che come dirigenti. Quello che ci lega davvero Alessandro è amore. A volte, anche con una, visto che parlo d'amore, anche con una donna bellissima, che è l'amore della tua vita, nonostante l'attrazione, nonostante la forza di questo amore, di quello che può valere viverci, starci insieme, a volte non si sa perché nella vita di tutti i giorni non scocca la scintilla. La scintilla che poi genera tutto quello che è il piacere e poi le vittorie. Ecco, quindi secondo me è lì che bisogna ricondurre questo aspetto. Non esiste una maniera ottimale di lasciarsi nei grandi amori, per cui per me noi non ci siamo lasciati da Alessandro qui in questa società, in questa squadra, in questi colori. Non solo è benvenuto, ma io, anche se sono così anche in questa città, non sono nessuno confronto a quello che è, ha rappresentato e sarà sempre Alessandro Fantozzi. Quindi, se vogliamo parlare della società, di situazioni, però è come due amanti che si lasciano, si salutano, è sempre molto difficile dire la responsabilità dell'uno, la responsabilità dell'altro. Di sicuro è stata presa una decisione, e questa decisione è per il bene della Libertas. E nel prendere questa decisione abbiamo pensato a Marco per le qualità sue tecniche, morali e sportive, e io lo ringrazio particolarmente, perché è vero, 12 ore sono passate, è veramente poco tempo, però voglio sottolineare anche la volontà di un tecnico come Marco, che a distanza di pochissimo tempo ha preso macchina, è venuto a Livorno senza garanzie particolari che succedesse qualcosa, va in panchina domenica prendendosi i cocci da un punto di vista sicuramente emotivo di quella che è stata la partita di giovedì, e mettendosi a sedere qua davanti a voi parlando di vittoria senza tante scuse, senza tanti auguri. Ecco, è così che noi vogliamo andare avanti, con atteggiamento positivo, perché questa squadra è una squadra che vuol vincere e far sognare la città di Livorno. Non siamo qui per riportare semplicemente il basket a galleggiare, siamo qui per costruire una storia vincente. È paradossale farlo ora dopo una sconfitta, ma è proprio in queste situazioni che si vede la forza di quello che è la Libertas. La Libertas è una società, è fatta di passione, è fatta di tante persone, e questo è un qualcosa che va avanti e che va oltre i giocatori, gli allenatori e soprattutto i dirigenti, i presidenti, tutto. E è su questo che noi dobbiamo contare per fare progredire questo progetto,
i cui risultati, se sono buoni, se sono cattivi, sicuramente noi gli errori ne faremo, non solo abbiamo fatto, ma ne faremo anche altri, perché chi decide fa errori, però i risultati si vedranno a fine stagione e poi nelle stagioni successive, perché questo, come ho detto fin dall'inizio, è un progetto di 3 anni e siete tutti testimoni di questo, l'ho detto fin dall'anno scorso e siamo a metà. E gli incidenti di percorso servono e bisogna anche avere l'umiltà di cadere, di rialzarsi nel rispetto anche dello sport e degli avversari, che quando sono stati più bravi bisogna avere anche la capacità di applaudire. Fabio Ceccanti, non intanto, volevo dire brevemente delle cose. Allora, prima di tutto io canto un po' fuori dal coro, perché io comincio ora ad amare questo sport, grazie a Favilli che ci ha chiamato e soprattutto guardando da vicino il nostro presidente, che è sempre stato fra noi, non è da dire che si mette magari come alcuni, è sempre stato uno dei noi, io l'ho inquadrato e per questo io comincio ora a amare, ti saluto Marco, scusa se non l'ho detto prima. Ecco, e quindi no, sono molto emozionato in questo a dirlo, perché guardando le gesta di questo nostro presidente mi sono innamorato di questo sport. Non ci capisco nulla, perché per me è uno sfondamento, non lo so, per me potrebbe essere anche il contrario, anche perché io ho sempre vissuto di calcio, ho fatto l'arbitro di calcio. Posso portare un esempio, le icone del calcio sono state bruciate, come per esempio un Seref, un Pippo Inzaghi, un Gattuso, un Pirlo, per parlare della Juventus. E che vuol dire questo? Vuol dire che magari delle persone magari sono meno note al pubblico hanno fatto più successo, nel senso non è che voglio dire che lei è meno noto, però questo è stato, però con Fantozzi con la cinematografia sotto casa, rispetto ad Alessandro, però quello che voglio dire un Seedorf, no, che ha dato al calcio, è stato ha cominciato a allenare, è andata Maradona stesso. Quindi vuol dire che ci vuole, secondo me, sì, gli allenamenti, doppi, tripli, quanto mi pare, però l'importante è vivere nello spogliatoio serenità, perché anche un giocatore magari meno alla vista, meno bravo di un altro, può diventare un leone se noi gli diamo fiducia a questo giocatore. E quindi il compito, lo dico perché io insegno e quindi lavoro soprattutto sulle teste, e quindi lavorando sulle teste anche dei giocatori, secondo me si può ottenere il massimo, il top da un giocatore, anche quello quando lo guardiamo magari è meno, gioca un pochino, però secondo me bisogna dargli soddisfazione, bisogna dargli forza. Concludo nel dire, come ho detto prima al Presidente, che noi, mi permetto di dire noi, anche se io sono ora un nuovo arrivato, no? Anche in questo sport, noi abbiamo perso una battaglia, ma la guerra no. Grazie. Grazie per le tue parole, anche per il tuo sostegno, il sostegno di noi intanto a Libertas, speriamo di riuscire a costruire una bella melodia armoniosa in questa restante parte del campionato, per usare un meccanismo con l'attività di noi in campo. Posso tutti? Sì. Grazie. Se grazie a tutti.